sono 5 partite che non segna, quindi troviamo di fronte due attaccanti che Icardi nel caso del derby cerca di scatto, e mentre Bacca nel campionato, proprio anche perché in queste ultime partite non sta giocando al massimo e sembra che addirittura la Padula lo stia superando nelle gerarchie, perché si sta allenando bene, ha trovato il gol nell'ultima giornata, tra l'altro anche bel gol di tacco. Comunque spero in una partita importante per l'Inter, ovviamente. E invece, invece il Moro, parliamo invece a difesa dei tifosi rossoneri. Che derby sarà questo del Milan? Insomma, si parla della cordata cinese che incontrerà non solo Berlusconi e compagnia bella, ma anche proprio la squadra, questa nuova cordata, il 15 dicembre. Anzi, il 13, scusate, il 13 dicembre. Non si sa chi sono, però. Non si sa chi sono. A sorpresa, però, esatto. Che Milan ti aspetti, Moro? Guarda, per tutto, mi scuso con i tifosi che ho scritto sul mio Facebook della Mannequin Challenge, che noi ne parliamo. Esatto. Però esatto, c'è molto Olivo che da 5 anni che la conosce, la pratica in campo e nessuno lo dice. Un pioniere. Esatto. Bene, dopo questa bomba clamorosa, ci mancava la bomba. Per il resto, sì, è vero, si parla molto dell'Inter, di questo cambio. Il Milan non sta facendo un grandissimo campionato, secondo me. Anzi, qualche situazione dubbia arbitrale è stata pure un po' favorita. Per il resto, quindi la classifica, il Milan si trova molto in alto. Però ce l'ha la squadra, ce l'ha la rosa. Mancherà Montolivo, no? Forse noterà, anche Romagnoli, Anche Romagnoli. Romagnoli, ecco, già un'assenza importante. Però il Moro, un risultato secco da obiettivo, che cosa ti ha un risultato, secondo me, vai. Secondo me 1-1. Ecco, questa è la insomma. Sarà, secondo me, non è una partita bellissima, per quanto sarà trasmessa in 4K, sarà la prima partita di campionato in 4K, non sarà questo grande spettacolo, sarà un po' nervosa secondo me. Quindi l'Inter con questo, sì, cambio. Tra l'altro ho letto anche la tribuna stampa invasatissima da 250 giornalisti. Sì, soprattutto cinesi ho visto, comunque saranno molti giornalisti cinesi. Io mi aspetto almeno di vedere qualche azione decente, visto che sono due squadre che non hanno un bel gioco, purtroppo. Soprattutto l'Inter, Pioli, però mi aspetto tanto, quindi vedremo un po'. L'Inter c'ha il gioco, però era sbagliato, era quello di fare tantissimi cross in mezzo. Esatto. Esatto. Se ti sono visti tantissimi anche dei calci d'angolo col Crotone, solo alla fine ha dato il gol. Quello, sì, non è. Sicuramente Pioli, il tempo è molto poco, però un po' qualche accorgimento secondo me l'ha dato. Se poi lui riesce a compiere, diciamo, il miracolo, a dare quella spinta in più, sì, l'Inter ti può fare il partitone e mette in difficoltà. Ecco, in quel caso mi aspetto allora un 3-0. Oppure il rovescio della medaglia, non ci capisce nulla, e lui ha 3-0 per il Milan. Aspetta, una qual- molto equilibrata, una delle due che poco che prevale. Anche perché se noi andiamo a vedere le qualità dei singoli, per me l'Inter è nettamente superiore. Sì, sì, sì. Poi ovviamente poi derby è una partita a sé, può accadere di tutto. Se l'Inter gioca con le qualità che ha, con lo spirito giusto, entra bene in campo, che è stato il problema di questo campionato fino adesso, l'approccio alla partita, l'80% della partita l'Inter è andata sotto, e questo non deve più accadere, perché altrimenti non, cioè, non ti capita sempre bene di ribaltarla. Come dicevi, come qualità della rosa, infatti secondo me il primo posto la Juve, anche per le sostituzioni, per la panchina che ha, esatto. E poi Roma e Inter a pari merito. Il problema, sì, sono le riserve dell'Inter, ma soprattutto i terzini, che sono, è una pecca che va avanti da anni, purtroppo. Sai, anche nella Roma, perché secondo me c'è proprio carenza di terzini completi, buoni. Il terzino è un ruolo difficilissimo. Beh, al momento l'Inter i terzini zero. Però, sia difendere, no, sia attaccare Ansaldi bene. Forse si salva un po'. Ansaldi è un buon acquisto. Terzino sinistro, guarda, io non è che. Io avevo provato Erkin, a meno a vederlo. Non so quanto sarebbe stato. Il povero Erkin, che è stato. Ma pensa come si è sentito. Però il poveretto, insomma. È arrivato. Si è allenato con l'Inter per tutta l'estate. È arrivato e buono. No, e poi mandato a casa così, insomma. Poi, tra l'altro, triste. Lui ha detto che è stato un po'. È stato cacciato perché lui è turco. E io turchi, non so che rapporto hanno tra di loro. Boh. Vabbè, questa è una notizia di gossip che ci regala il nostro Andrea nella sua rubrica di gossip. Andiamo in pausa musicale, perché ritroviamo invece già partita Let Me Love You qua su Radio Roma Futura, DJ Snake con Justin Bieber, grande successo internazionale. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful.
Ricordiamo intanto, mentre finisce la canzone di Justin Bieber con DJ Snake, Let Me Love You, ricordiamo i nostri partners, ovviamente, che sostengono sempre Radio Roma Futura, a cominciare da SPCGL Quinta Lega in Viale Erpigna 70, che sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 per la tutela delle pensionate e dei pensionati. E continuiamo con il caffè Letterario Mameli 27 in via Goffredo Mameli 27, Trastevere, Roma. Ricordiamo che il caffè Letterario Mameli 27 si trova in una delle vie più esclusive del quartiere Trastevere, a pochi passi dal Giannicolo, in un'atmosfera calda e accogliente. Potete leggere o comprare un libro, ascoltare musica dal vivo e assistere ad eventi teatrali, presentazioni di libri ed eventi culturali. Vi ricordo il numero di telefono 06 89 01 8978, o il cellulare 328 61 03 675, le email caffè.mameli27@gmail.com, sito internet www.mameli27.com. E poi ricordiamo anche il nostro e il vostro parrucchiere di fiducia, Ribelli, unisex estetista in via Olevano Romano 39, zona Prenestina, Villa Gordiani. L'orario è non stop e il telefono è 340 53 41 633, del nostro amico, ricordiamolo, caro Moro, Massimo Castellano. Grandissimo amico. Un grande abbraccio. Lo salutiamo con affetto. Bene, bene, bene. Allora, grande ospite ancora, un altro ospite, un altro opinionista. Questa sera è stato con noi qua in studio 2 settimane fa. Ha partecipato all'intervista a Mario Mattioli all'Eur e questa sera è con noi il nostro Carmine Abate. Buonasera, Carmine. Ciao Federico, un saluto a Davide e a tutti gli ascoltatori. Allora, eccoci qua, intanto è partito anche l'applauso e volevo subito chiederti, ne parlavamo del derby di Milano, Milan-Inter, grande partita di cartello di questo fine settimana, domenica sera. Che partita sarà secondo te? E poi soprattutto parliamo, so che comunque parli più di Inter, parliamo più, se hai qualche news di sponda Inter, ma perché no anche di sponda Milan? Guarda, la partita innanzitutto è un debutto per Pioli, quindi vedremo subito in queste settimane se il suo lavoro avrà prodotto dei frutti. Mi aspetto una partita comunque giocata a viso aperto, perché le due squadre hanno bisogno entrambi della vittoria, l'Inter più che mai, perché sappiamo che deve cominciare a fare punti anche in fretta, e il Milan anche per dare una continuità a quello che sta facendo fino adesso. Io mi aspetto, appunto, da Pioli ho sentito spesso dire che è un normalizzatore, e sono d'accordo con questo, perché all'Inter serve un po' di normalità adesso, e Pioli credo che sia la figura adatta. Spero di vedere preso in considerazione, maggiore considerazione, giocatori come Gabriel Barbosa o anche lo stesso Jovetic, che nel periodo di De Boer sono stati un po' tra virgolette snobbati. E per quanto riguarda le novità, io non so se il rapporto tra Pioli e Candreva come sarà. Pioli, perché c'erano state delle divergenze alla Lazio, ma Pioli penso che, da persona intelligente qual è, sa che Candreva è indispensabile per l'Inter e quindi saprà adoperarlo al meglio, me lo auguro. Allora, intanto ci hai già lanciato degli spunti davvero interessanti. C'è il Moro che aveva qualche domanda per te, poi in studio c'è anche Andrea Angileri, che lui è il nostro opinionista questa sera in studio, e lui si occupa anche lui di Inter. Però partiamo dal Moro, partiamo per ordine, perché poi c'è anche un'altra partita di cui sappiamo che tu ti occupi, segui molto il Napoli, e domani alle 18 sì, gioca il Napoli. Quindi il Moro, vediamo se ha qualche scoop per te. La tiriamo un po' in disparte, però anche il Napoli affronta in trasferta all'Udinese, e il Napoli sta giocando ultimamente con questo Mertens falso 9, quello che tanto ci piace anche a noi romanisti, con Totti. Per te Gabbiadini non ha proprio spazio, non rientra nelle scelte tecniche di Sarri? Come pensi che affronterà comunque il Napoli questa partita contro l'Udinese? Allora, Gabbiadini credo che ormai Mertens abbia la priorità, perché ha dimostrato che può fare anche la prima punta. Quindi Gabbiadini, se non dimostra maggiore cattiveria quando entra in campo e quando ha le sue chance,
credo che adesso Sarri si fidi più di Mertens, più che altro del suo fuoro agonistico. Io credo, ho sempre, diciamo, visto Mertens come un lottatore. Gabbiadini fino ad ora non ha mostrato queste caratteristiche, credo che Mertens si sia guadagnato il posto di titolare. Quindi io penso che Gabbiadini si debba dare una svegliata, e vedo Mertens per adesso in netto vantaggio. Un altro che si deve svegliare ovviamente Insigne, perché purtroppo è vero che continua a sfornare assist, ma il, diciamo, deve ancora trovare il suo primo gol. E la partita con l'Udinese è una partita che comunque nasconde delle insidie, perché l'Udinese con Del Neri sta ritrovando il suo gioco, la sua identità, e sta continuando comunque a, ad inanellare prestazioni e risultati positivi. Quindi credo che ci sarà, cioè, ci sarà del, diciamo, una partita tosta per il Napoli, perché in casa dell'Udinese non ha vita facile nessuno. Poi con un però in splendida forma possiamo vedere davvero una bella partita. E il Napoli, c'è sempre l'incognita Champions, che con la Champions da affrontare sappiamo quanto possa essere provante a livello mentale, fisico. Vedremo anche Sarri, vista la Champions, se vorrà appunto tenere Gabbiadini o provare tenere Mertens come punto, provare Gabbiadini per poi fare subentrare Mertens. Quindi credo che sia una partita che possa dare molti spunti. Andrea, una domanda per Carmine? Sì, guarda, io ti volevo fare una domanda riguardo l'Inter. E sì, volevo chiederti cosa ne pensi della nuova proprietà di Suning, perché molti giornali la evidenziano come una società che sta comunque distaccata dal mondo Inter, che non è presente, e questa diciamo è stato uno dei motivi per il quale l'Inter è andata male. Però io sto vedendo invece, per esempio, oggi Steven Zhang è intervenuto dopo la conferenza stampa di Pioli